Statali, Bonanni senza risposte, non escluso sciopero. Manovra, primi effetti sui portafogli degli italiani. Vinils, apporto Torres, operà in stato di agitazione. Un saluto a tutti, ben ritrovati al nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli. La CISL sul pubblico impiego chiede al governo una svolta oppure non esclude il ricorso allo sciopero. L'avvertimento è arrivato direttamente dal leader di Via Po, Raffaele Bonanni, che in un'intervista pubblicata oggi dal Messaggero ricorda la stretta sulle categorie del pubblico impiego operata con le ultime due manovre correttive approvate quest'estate e denuncia l'assenza di una seria iniziativa di riforma del settore. Ma sentiamo cosa ha dichiarato stamattina al riguardo anche il segretario confederale Anna Maria Furlan, ospite di Mattina CISL. Noi abbiamo sfidato più volte il ministro Brunetta a realizzare veramente riforme importanti nella pubblica amministrazione. Il ministro non ha mai colto questa sfida, non è stato in grado di fare una proposta. E l'unica cosa a cui assistiamo quotidianamente sono i tagli alla pubblica amministrazione. Guardi, negli altri paesi la pubblica amministrazione è considerata uno degli elementi assolutamente indicativi per la competitività del sistema paese. Noi abbiamo punte di qualità, di alta qualità nella pubblica amministrazione, ma abbiamo anche sicuramente settori da riformare, da riorganizzare. La CISL è pronta, ma le riforme sono cose serie, non sono dichiarazioni roboanti, spesso addirittura offensive per il mondo del lavoro, della pubblica amministrazione. E poi nulla. Bisogna, come ha detto giustamente oggi Bonanni nell'intervista al Messaggero, iniziare un serio processo riformatore che deve vedere i lavoratori e le lavoratrici della pubblica amministrazione assolutamente protagonisti. E ora torniamo a parlare di manovra. Le reazioni sui mercati per il momento non sono buone, le borse sono in rosso, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi resta alto, mentre l'agenzia di rating Moody's denuncia il rischio di un impatto negativo sui bilanci dei nostri enti locali. Su questo e sulle prospettive a breve della nostra economia vediamo la scheda che ha curato per il nostro TG Rodolfo Ricci. Vediamo. Primi effetti pratici sulla vita degli italiani della manovra di Ferragosto approvata giovedì scorso, una manovra che si può riassumere in tre misure principali: il contributo di solidarietà del 3% per i redditi oltre 300.000 euro, l'innalzamento dell'IVA al 21% che porterà nelle casse dell'erario un maggiore gettito di 700 milioni di euro, l'adeguamento delle pensioni delle donne dal 2014, il tutto per un controvalore di 54 miliardi di euro che con gli effetti congiunti raggiungerà quota 59 miliardi. Già da sabato scorso i consumatori hanno avuto un primo assaggio dell'aumento dell'IVA e durante i prossimi giorni l'effetto sarà ancora più delineato. I rincari hanno riguardato molti prodotti di largo consumo, dal frigorifero alle scarpe, dai profumi alla tovaglia, dalla TV alla chitarra e ancora il biglietto per il parco di divertimento, l'iscrizione in palestra, la parcella all'avvocato, l'affitto del garage. Nessun aumento invece dovrà esserci per pane e latte, pomodori e giornali, per fare degli esempi di prodotti con IVA al 4%. Più caro anche il pieno per l'auto, con l'aumento dell'IVA, calcolato l'Unione Petrolifera, il prezzo della benzina aumenterà di 1,2-1,3 centesimi al litro. Il governo pensa così di rassicurare i mercati sulla volontà del nostro paese di raggiungere la parità di bilancio entro il 2013. Per ora l'Europa non ci applaude e nei prossimi giorni sono attesi ulteriori responsi da parte della BCE e del Fondo Monetario Internazionale, con la speranza che il differenziale tra i BTP italiani e quelli tedeschi continui la sua stabilizzazione.
Tra gli indicatori più attesi c'è senz'altro il dato sul mercato dell'auto italiano che dalle prime indicazioni a livello europeo sembra non essere uscito da una crisi ormai cronica, soprattutto per il marchio Fiat. L'augurio è che il responso sulle immatricolazioni sia più benevolo delle anticipazioni della scorsa settimana. E come diceva il servizio, commercianti e consumatori sono già alle prese con i primi effetti della manovra sull'IVA. Come sta andando? Siamo andati a chiederlo ad alcuni negozianti per le strade di Roma. Vediamo il servizio. Nel fine settimana, in base alla manovra finanziaria, è scattato l'aumento dell'1% dell'IVA. Siamo andati a chiedere ai commercianti se adegueranno il costo dei loro beni a questo aumento. Da oggi ci siamo adeguati anche noi all'aumento dell'IVA di 1,5 centesimi al litro, 1,04 centesimi. E niente, quindi è schizzata 1,680, ma penso che aumenterà sempre perché non è chiaro. Sicuramente non è chiaro. Ci adegueremo quando faremo le fatture. Sul parcheggio orario rimarrà la stessa cifra, perché è talmente poco che è inutile stare a aumentare. Non capisco che bisogna gravare sul povero popolo italiano che sta praticamente già in serie difficoltà, quindi non vedo il motivo di aggravare appunto questa cosa. Quindi manterremo sicuramente i prezzi inalterati, non vedo il motivo di aumentare, non ha senso secondo me. Vedremo anche noi, ma non adesso, insomma, faremo con un po' di calma, per qualche giorno cambieremo. No, per me tutto resterà come prima, anche perché i prezzi vestiti già non si vendono, c'è molta crisi, quindi rimarrà tutto come prima. Però insomma ci rimetteremo dei soldi, perché voglio dire, anziché il 20, adesso è il 21 non sembra niente, però a fine anno sono soldi. I prezzi sono già abbastanza alti, per ora rimaniamo così. L'IVA si scarica, per cui non è un aumento, perché dal momento che io compro, poi realmente la scarica, però la paghiamo noi perché il materiale che ci rimane in custodia che non abbiamo venduto è colpa nostra, non per il pubblico, perché nessuno ci ha pensato. Ecco, l'IVA la scaricano i commercianti, non i dipendenti. Si parlava di crisi, soprattutto nel servizio, una crisi che sta mettendo in ginocchio soprattutto le aree più deboli del paese. Tra queste c'è sicuramente la Sardegna. In Sardegna andiamo perché lì c'è un stabilimento a Porto Torres, quello della Vinyls, che da oggi è in stato di agitazione. I lavoratori della Vinyls ovviamente sono in stato di agitazione. Perché? Ci spiega tutto il segretario generale della FEMCA CISL di Sassari, Luca Velluto. Allora, praticamente noi abbiamo attivato lo stato di agitazione per il semplice fatto che l'azienda ci voleva obbligare a vuotare gli impianti. Così come abbiamo deciso al Ministero, non si vuoterà niente fino a quando non ci sarà una soluzione positiva per questi lavoratori. L'impianto non verrà vuotato. E quindi la nostra decisione è quella di dare un forte segnale all'azienda, soprattutto da parte dei lavoratori che sono stanchi di non vedere il proprio futuro. Bene, auguriamo ovviamente una positiva soluzione della vertenza per i lavoratori della Vinyls di Porto Torres. Noi seguiremo ovviamente l'evoluzione di questa vicenda. Questa per noi per oggi però era l'ultima notizia. Io vi rimando per tutti gli aggiornamenti al sito di conquistedellavoro.it. A domani mattina con la rassegna stampa. Se volete scriverci, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica labortv@cisl.it. Se volete tornare con noi, l'appuntamento per una nuova edizione del nostro TG è domani alle 18. A tutti una buona serata. Noi CISL. Più punti, più premi, più sconti. Sei un iscritto CISL? Richiedi la carta CISL e vai nelle migliaia di esercizi convenzionati. Su ogni acquisto accumulerai punti con cui ottenere sconti e premi in buoni spesa.
Ecco come funziona. Tu fai i tuoi acquisti in contanti o con bancomat o carta di credito. Al momento di pagare, consegni la carta CISL, sulla quale vengono automaticamente accreditati i punti corrispondenti alla spesa. Vuoi accumulare punti nei tuoi negozi preferiti? Segnalaceli compilando il modulo che trovi sul sito noicisl.it. Ecco alcuni buoni motivi per aderire. Solo se hai carta CISL accumuli punti in migliaia di esercizi in tutta Italia, ottieni sconti e premi importanti, puoi utilizzare i tuoi premi come buoni pasto o per fare shopping. Per maggiori informazioni visita il sito noicisl.it e tornaqui.it.